Gloria a Dio. Citiamo un verso della sacra e divina e immutabile parola di Dio che si trova in San Giovanni 3,16, che dice così: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Vita eterna, non morte eterna, cioè separazione da Dio, ma una vita sempre eterna con Dio. Però tocca credere nel suo benedetto figliuolo. Ebbene, un amore del genere non c'è mai stato sulla faccia della terra. Pensate che il Dio, creatore dell'universo, si è incarnato in un uomo chiamato Gesù. Poi ha sofferto quel che ha sofferto. Per quale ragione? Per la salvezza di tutti gli uomini. Perché tutti? Perché tutti, è scritto nei Romani 3,23, siamo dei peccatori e come tali ci aspetta una separazione eterna da Dio. Il che significa, come ha detto Gesù nel Matteo 8,12, dove si va in quel luogo di pena, dove il pianto e lo stridore dei denti. Quindi questo amore grandissimo, non esiste un altro pari, per tutti gli uomini, loda Dio. Ma qui devo fare un po' d'attenzione, nel senso che e Dio ci amati perché non nascemo in quel luogo di pena, ma una volta salvati noi ci troviamo nel cammino. Ebbene, trovandoci nel cammino, avevo bisogno di una protezione divina. Ebbene, qui noi veniamo salvati per mezzo della morte di Cristo, per il sacrificio di Cristo, per quel sangue versato sulla croce. Così è scritto qui in 1 Giovanni 1,7. Quel sangue è stato così potente da liberarci da un peccato che nessuno se lo può togliere da se stesso. Non ci sono altri mezzi, soltanto il sangue di Gesù. Ma come già abbiamo detto, siamo nel cammino. Ed allora siamo atti a fallire, come dice Giacomo, intorno a molte cose. Ed allora l'Apostolo Pietro, benedetto il nome dell'Eterno, nelle sue prime epistole, ci richiama noi credenti ad essere cosparsi col sangue di Gesù, cosparsi, unto, tutta la nostra vita deve essere unta col sangue di Gesù, perché esso è quello che ci preserva. Se non siamo cospersi con questo sangue, il peccato riprende possesso nella nostra vita. Così è scritto in 1 Pietro, capitolo 1, verso 2. Quindi siamo nel cammino. E in questo cammino, purtroppo,
Noi falliamo, come abbiamo detto, intorno a molte cose, però se qualcuno ha fallito, ha sbagliato, qui scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, confessi i suoi peccati e il sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato. E qui purtroppo c'è una grande confusione mondiale. Confessare i peccati, ma a chi? Al pastore? All'evangelista? A questo o a quella? No. L'Apostolo Giovanni ci insegna, qui nel capitolo 2, i primi due versi, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose a ciò che non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, confessi i suoi peccati a Dio. Quindi la confessione va fatta diretta a Dio, non indiretta. Poi continua il secondo verso, e il sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato. Quindi la confessione va fatta a Dio. Allora il sangue di Cristo ci purificherà da ogni peccato. Altrimenti il peccato, secondo l'Apostolo Giovanni, resta e sono guai molto seri. Ma vorrei ritornare all'inizio del verso che Dio ha tanto amato il mondo. Perché ci ha amati? Perché non andassimo in quel luogo di pena, come ha detto Gesù, dove il pianto è lo stridore dei denti. Durante il cammino, come già abbiamo detto, noi falliamo. Allora cosa succede? Che alle volte il Dio, per il nostro bene, usa la verga. Perché? Per correggerci. Quindi Dio, guardate quanto ci ama. Tant'è vero che queste parole che ho pronunciato adesso sono scritte nella chiesa di Laodicea. Questa comunità di cristiani era tutta sviata e il Signore la riprende, gli dice: io castigo e flagello quelli che io amo. Pensate, quindi attenzione, anche se veniamo puniti qualche volta, anche se Dio insiste nell'osservanza della sua parola, fratelli miei, però è sempre perché noi non andassimo in quel luogo di pena. Io flagello e castigo quelli che amo. Pensate, questa comunità non amava il Dio, eppure il Dio ancora lo amava e lo ha ripresa perché si convertisse e non andasse in quel luogo di pena. Perciò, fratelli e sorelle care, amici, dobbiamo studiarci, fratelli miei, nell'osservanza della parola di Dio, fratelli miei. Perciò, cari fratelli e sorelle ed amici, vogliamo studiarci, fratelli miei, prima di ogni cosa, di amarci intensamente, come scrive l'Apostolo Pietro, capitolo 4, verso 8, l'Apostolo Pietro scrive a tutte le comunità, fate attenzione, fratelli, dicendogli: soprattutto, pensa, usa questa parola, soprattutto, amatevi intensamente l'un con l'altro. Intensamente, cosa significa? Intensamente significa amare Dio, basta, basta.
senza nessun'altra cosa da aggiungere. Dobbiamo amarlo con tutto il nostro essere. Lode l'Eterno. E questo, fratelli miei, se lo facciamo, ci troviamo nella verità, che sarebbe Gesù stesso che disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedete, in questo mondo, fratelli e sorelle care, tutte le vie hanno un nome. Ebbene, anche la via del cielo c'è un nome, e questo nome si chiama Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, che benedetti in eterno.